Salve a tutte e tutti, care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan, il vostro capitan Santen Chan. E niente, ho del tempo libero. Voglio che voi mi diciate se vi è piaciuta la mia diretta con la webcamera del 99 e il microfono analogico. Comunque, in questa occasione farò un video molto breve. In Italia, appena sono finiti i ballottaggi francesi, tutti opinare che è stato un bene che ha vinto Macron, che è stato un bene che ha perso Le Pen, che è stato un male che ha vinto la Le Pen, che ha perso la Le Pen. Non ho invertito l'ordine dei verbi. Che è stato un male che ha vinto che è stato un male che ha vinto Macron, che è stato un male che ha vinto, che ha perso. Salve care amiche ed amici, qui il vostro Santen Chan. Ho del tempo libero e faccio un video. Spero che vi sia piaciuto il mio video che ho fatto in diretta in streaming. Fatemelo sapere. Adesso volevo commentare dei fatti così sporadici. Per esempio, molti in Italia dicono che è stato un bene che ha vinto Macron e che ha perso la Le Pen, altri dicono invece che è stato un male che ha vinto Macron e che sarebbe stato meglio che vincesse la Le Pen. Sorprendentemente, sempre ci troviamo divisi su tutto, ma non soltanto che quelli di destra avrebbero appoggiato la Le Pen. Berlusconi appoggiava Macron. Molti del centro-sinistra appoggiavano magari la Le Pen. Quindi ci troviamo un'Italia molto frammentata politicamente parlando e con ideologie trasversali. Un po' di pidini con la Le Pen, un po' di grillini con Macron, un po' di leghisti con la Le Pen e altri con Macron. Berlusconi che adesso appoggia Macron. E non si sa, i giornalisti poi vanno di qua, vanno di là, vanno di su, vanno di giù. È tutto un bene in Italia le cose che succedono. E la gente accatta quello che può dai media e poi opina a casaccio, come cosa succede nei social forum. Io l'ho sempre detto, la politica è l'oppio dei popoli. Dividi et impera, dividi e governa. Quindi loro ci dividono offrendo candidati di destra, di sinistra, dell'opposizione, alternative, eccetera. Ma siamo veramente liberi di scegliere solo attraverso il voto che si esprime una volta ogni 5 anni? Chi è che decide quale deve essere l'opposizione? Chi è che decide quale deve essere il governo? Siamo veramente noi cittadini con il voto? Chi sta dietro i politici che conosciamo? Perché ci sono burocrati, amministratori, dirigenti dentro i partiti, nello Stato, che nessuno vota e che stanno da più di 20-40 anni veramente conducendo le sorti del nostro paese senza che nessuno li abbia mai scelto. I direttori di aziende statali e pubbliche, anche private, che hanno influenza, che hanno trascendenza nella vita pubblica, nessuno li sceglie. Quindi veramente la politica è l'oppio del popolo. Ci fanno liberi di scegliere, ma in realtà noi non siamo liberi di scegliere. Sceglieranno sempre altri. Vince il sì al referendum o vinca il no, sempre poi lo interpretano le forze politiche arrivando a un compromesso che magari la gente non avrebbe scelto. Quindi non vince né il sì né il no, ma vince il ni, vince il so. C'è alternativa a queste opposizioni in Italia? E
E chi può decidere qual è l'alternativa? Chi accetta la protesta? Chi deve accettare cosa è protesta e cosa no? La gente o le alternative che ti danno dal momento che sei libero di votare per chi decide chissà chi? Perché se no fanno ostruzionismo e le forze popolari, chiamate populiste, non passano in Parlamento. Poi ribadisco che i giochi a premio, i giochi televisivi, sono un oppio del popolo. Ci distraggono. Tanti giochetti e fanno credere alla gente che la conoscenza e la formazione nozionistica e concettuale, la cultura, serva solo a guadagnare un po' di denaro, non a coltivare le persone. E quello è un cancro spirituale: far credere alle persone che le conoscenze servano soltanto per vincere. Poi ti pagano sempre di meno perché ci sono sempre più quiz televisivi. Una volta si vincevano i milioni in gettoni d'oro, adesso ti danno centinaia di euro. E poi, naturalmente, come non dire che gli sport massivi, gli eventi massivi, soprattutto il calcio, sono il nuovo oppio del popolo per controllare la gleba, per controllare le masse, pane e circo, come ieri nel Colosseo, oggi negli stadi di calcio. E vai! Abbiamo vinto, ma che ti gridi, che te strilli, e tutti a uscire in macchina a suonare il clacson come dei disperati, a sparare petardi, addirittura colpi di fucile in aria, col rischio di ferirsi e di ferire qualcuno. Ma tu non hai vinto niente, ha vinto una selezione di calcio che può essere locale o nazionale, che è un club privato, come una pizzeria, come una banca. E ti fanno credere che hai vinto perché ti identifichi con la tua città e identifichi il nome della squadra con la tua città. Ma il fatto che si chiami Roma, Lazio, Napoli, Torino, Milano, Palermo, eccetera, non significa niente. Infatti, Roma, il nome della Roma è Associazione Sportiva Roma, il nome della Lazio è Società Sportiva. Sono tutte delle società, dei circoli, società per azioni, società anonime, che hanno dei dirigenti, dei soci, degli azionisti, dei soci fondatori, proprietari, azionisti, come la Fiat, la Chrysler e tante altre marche. Quindi le squadre di calcio, il loro nome è un logo che si ispira alla città o magari a un'azienda. Ci sono molte squadre di basketball in Italia sponsorizzate da aziende. Quindi il calcio è l'oppio del popolo perché sfruttano le nostre divisioni regionalistiche e campanilistiche per promozionare eventi sportivi. Le persone, i tifosi, cioè quelli che si comportano come affetti da tifo, fanatici, litigano fra di loro per sostenere e supportare delle aziende che fanno i soldi fra di loro. La cosa più triste, soprattutto negli anni 60, 70, 80, è che i cosiddetti tifosi arrivano addirittura ad ammazzarsi per vecchi rancori e vendette, soprattutto quando si intrecciava la violenza nel tifo calcistico con la violenza politica, per cui si identificavano le tifoserie delle squadre di calcio con attivisti di estrema destra, di estrema sinistra. Gli ultras del calcio erano molte volte attivisti politici. Arrivavano persino allo scontro armato. Padri di famiglia che morivano nelle braccia della propria moglie, col cervello spappolato in mezzo ai loro figli, nelle tribune o nelle platee degli stadi. Per dire, per quello che a me il calcio non mi è mai piaciuto e la politica neanche, gli estremismi dei tifosi e degli attivisti politici non mi è mai piaciuto. E in Italia sempre c'è stato un intreccio fra certe tifoserie, quasi tutte estremiste, e la violenza politica, soprattutto negli anni di piombo.
A tal punto ci ha ridotto l'oppio del popolo che è la politica e l'oppio del popolo che è il calcio. Oggigiorno, meno male che la gente si accontenta di guardare la politica e calcio nella televisione e a fare meno cose. Ci saranno elezioni in Italia? Non ci saranno elezioni in Italia? Vi lascio con questo interrogativo. Perché, come dicevo in altri video, se voi li andate a guardare, che parlavo di politica in Italia e mi chiedevo chi governa in Italia, bisogna prima andare alle elezioni e poi fare una nuova legge elettorale. E allora in questo caso si farebbero elezioni con vecchie leggi elettorali, come il Porcellum, l'Italicum, eccetera. O bisogna fare una nuova legge elettorale con questa vecchia classe politica. E poi andare alle elezioni. È un serpente che si morde la coda, perché in qualche modo il vecchio si continuerebbe a perpetuare. Se cambi classe dirigente con le vecchie regole, rimane un po' come la vecchia classe dirigente rinnovata, perché le regole sono sempre quelle. Se invece la vecchia classe dirigente che si è riciclata dopo la prima repubblica, nella seconda, attraverso tutti i vari processi e i vari nuovi partiti, allora se questa classe vecchia dirigente che fa nuove leggi, ti ritrovi la stessa forma di fare politica. Se invece fai prima le leggi elettorali, ti ritrovi lo stesso che i vecchi politici vanno a fare a ricandidarsi. Quindi, come dire, fare prima le leggi elettorali consente a questi politici di non andare mai a avere elezioni, perché non si decideranno mai di fare una vera legge elettorale, o andare prima alle elezioni consentirà loro di riciclarsi con le elezioni e poi di fare la legge che gli conviene. Quindi in ogni caso, se si va subito alle elezioni senza fare le leggi elettorali, saranno sempre gli stessi partiti, gli stessi politici poi a dover affrontare il tema della riforma elettorale. Se invece si fa prima la riforma elettorale, saranno questi vecchi partiti e politici a fare la riforma elettorale. Quindi è una cosa dalla quale non si esce. Il vostro Sant'Enchan vi saluta, grazie per seguirmi e alla prossima.